Like we got it.
Gen perché un mix a sparagone, non è un genere che assolutamente non Brava. Sì, aspetta,
Però alla fine viene trasformato praticamente in cervo, per dire quando tu non ti avvicini alla conoscenza, perché poi alla fine è così, cioè la conoscenza non si può, che questo è il significato, che la conoscenza non si può rubare, non si può trasmettere, la devi acquisire tu, perché questo è no. Vabbè. Io vi lascio. Ciao, buona giornata. Claudia, io ti lascio. Sì, no, pure io devo andare.
Buongiorno.
Thank you.
Non entra però. Ok. Da qua può fare. Thank you.
la stessa paga. Prego, prego. Ok, yeah. Grazie.
santuario a questo punto significa definire. Mettetemi in coda, ragazzi. Ragazze, compattatevi. Thank you.
se fa caro. Solo che lo vedi giallognolo come la terracotta, perché la polvere, perché diciamo fino agli anni 50, 60 si usava mettere questo plexiglass comunque dentro, anche se gli appunto adesso non si usa più, perché se marmo non si
Thank you.
No, vabbè, devo dire la verità, col weekend, per esempio al canale del party fa lo mal tutto. Non riusciamo a fare il canale, perché dopo l'albergo... Perché non è da sola? Ma non c'è nulla, ma me lo fa bene. La sorellina, magari anche una...
Vamos a ver, ¿qué no, que me cago, me cago con pobre. A ver, a ver, ¿qué te digo? Che potevo poi non invece di allenarti oggi pomeriggio? Dopo fai le braccia, fai le braccia e meglio di fare le gambe. Io a casa sto facendo la fatica. Eccola. La volevo un po' così. Ah, cazzo, ma quella non l'ho scoperta, o no? Qua metto una foto. Cosa voglio? Guarda una scoperta. Oh, perché quelli non si camminano? Tre, qua foto, raga. Allora, aspetta. Ah. Ma questa è il buon della foto. Ma quello dove stanno giù l'hanno fatti tu come c'è funzionato? No, sì.
cigarrillo y un cigarrillo. Vale, es que se ha ido de lo que ahí y luego ya. Ay, aquí hay cosas guays. Ahí hay algo que no sé lo que es. Thank you.
acqua e buona passeggiata. Grazie. Grazie dei mille. Noi giriamo qua. Ciao. Tabi. Tabi.
quello del calendario, guardate che bello, con tutto affrescato, con mosaici, quindi quando si vedono i piedi di un africano che vota tre delfini, c'è un africano che vota tre delfini, terme private, ma poi c'è le terme pubbliche, che adesso andiamo a vedere pure, facciamo un saltino in quel poco che si può vedere in questo periodo delle terme. Hai visto l'ultima sala? Guarda dentro, ma faccia di fare pure qualcosa senza crescere. Sapevano proprio che sì, ripeto, non tutti avevano le terme in casa, solo case, il resto del mondo andava alle terme pubbliche. Hai visto l'ultima sala lì a sinistra? Sì. Guarda tutta sì. Qui troviamo il sede d'argenteria delle cucine. Sarà zona delle cucine. Sono degli stimati, cucine della trina, no? Appaiate, okay. No, il peristilio è fantastico. Questo però, siamo in una casa romana, pompeiana, romana, Pompei, ma si vede l'influenza greca. Perché senza i greci e gli etruschi, Pompei e i romani non sarebbero stati così sofisticati, così anche gentili, cioè perfetto, no? È un popolo comunque molto aperto, non particolarmente aggraziato, però ma molto aperto alle altre culture, da qui assorbitato, tutti i greci e gli etruschi, ma anche i verde. Sempre, hai visto il Nilo qui? Eccolo là. Un mosaico di tutti, con faccia di gente che lo conosco, vedi, sempre i pigmei con coccodrilli, ipopotami, vedete come ricordi. Fosse, ricorrei, l'unica cosa che non vi ho detto, vedi, poi mi viene in mente, per fortuna, c'è una data. C'è una data da cui si diffonde l'Egitto Maneva, guarda, io cazzo. Quindi è definita questa data. Thank you.
In effetti, per gli hotel c'erano edifici che potevano arrivare fino a 3 piani all'altezza. Ma ciò non ci deve meravigliare. All'epoca a Roma c'erano già i primi condomini della storia, cioè edifici con ben 8 piani d'altezza. Ancora oggi nella zona di Occhi Antica se li ritrovano le parti. Queste nicchie che hanno dall'estate. Thank you.
pretty far. Thank you.